Dopo una cinquantina di skip, tipo, abbiamo trovato il nostro villaggetto da attaccare. Ragazzi, sono Kyuro, noi siamo tornati in un nuovo video del Road to Max. Allora ragazzi, passiamo subito al villaggio perché devo dirvi un paio di cosette. È da un po' che non portavo Road to Max, sinceramente perché non avevo molta voglia di registrarlo e per un secondo motivo che non riesco più ad andare avanti con le risorse. Ah no, aspetta, ho 3 milioni e 2 di oro. Quindi con 3 milioni e 200 mila d'oro, visto che abbiamo finito tutti i mortai a livello 7, ragazzi. Tutti i mortali a livello 7, come potete vedere, fatti. Anche i cannoni all'11. Aspetto di avere. Potrei fare. Volevo aspettare di avere 4 milioni e 5 per cominciare a migliorare le torri dell'arciere. Quindi, ragazzi, prima di fare l'attacco, volevo farvi vedere subito un attacco che ho fatto l'altro giorno. Se c'è ancora il replay. Non c'è il replay. Ah, no, questa è la difesa. No, non c'è neanche qui il replay. Qual era adesso? Ragazzi, volevo farlo vedere un attimo. Vabbè, comunque era questo tipo da 297.000 e 284.000 e comunque molto molto buono. Niente ragazzi, allora io direi di andare a cercare subito un villaggetto da attaccare e ci si becca tra poco. Raga, non trovo nessuno. Ok, dopo una cinquantina di skip, tipo, abbiamo trovato il nostro villaggetto da attaccare. Allora, si prospetta con tutte le risorse praticamente fuori dal villaggio, quindi è molto molto buono per il nostro Road to Max. Poi, niente, finalmente ragazzi, non avete idea di quanto ho skippato veramente veramente tanto per trovare questo villo, però alla fine ce l'ho fatta. Ho aspettato un po', ho avuto un po' di pazienza, che di solito è una cosa che mi manca a me, e sto morendo. Allora, vediamo di fo... Io volevo fottergli anche quel 900 di desir nero che mi interessava un pochettino. Un bel pochettino mi interessava. Allora, prendi l'oro anche qui, buttiamo un paio di barbarini qui, un altro qui, un altro qui, arcieri per fottere l'oro, sì. Ok, sta andando abbastanza bene. Sta andando abbastanza bene. Va bene, ok, va bene. Non abbiamo preso tutto l'oro e tutto l'elisir, però va bene comunque. Ok, buttiamo i nostri barbari qua. Vai sui reali, vai giù di reali, vai giù di reali. La furia del re barbaro! Che spacca tutto! Attenzione, la regina viene colpita dalla Tesla. Allora ragazzi, almeno un 50% lo dovrei fare. Penso proprio di sì. Barbaro, ce la fai a rubarmi quel tot di Elisir nero che c'è in quella bella, in quel bel estrattore di Elisir, in quella bella trivella? No, non tutto però, non tutto. Vediamo di fare il 50%, poi abbandoniamo la partita. Beh ragazzi, abbiamo preso un bel... più di 400.000 risorse totali, quindi veramente veramente buono per il nostro Road to Max. Allora ragazzi, riguardo alle truppe, io sono, come potete vedere dall'ultimo video, io sono 60.000 di nero, sono sempre bloccato qui perché mi attaccano, mi rubano 2.500 di nero e ogni volta non riesco ad andare avanti. Quindi nel prossimo video, nel prossimo episodio del Road to Max, cambierò disposizione del villaggio, quindi d'ora in poi non vedete più questa, quindi salutatela, ciao. Perché mi sto trovando abbastanza male. Cioè, dopo un po' comunque devo cambiarlo. E ditemi poi sotto nel commento del video, del prossimo video del Road to Max, se volete magari uno speed build su quella base, su quella TH9 Farmbase, che comunque a mio parere è molto molto buona. Beh ragazzi, siamo arrivati anche al termine di questo video. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, commentate, iscrivetevi, passate dalla pagina Facebook e Instagram, come il video lascio nella descrizione. Da Kyuro è tutto, ci si becca al prossimo video, Never Back Down.